ci chiede ancora una volta l'Europa. Ma non c'è dubbio, e oltretutto bisogna rendersi conto che un governo di larga presenza, quasi di unità nazionale, non significa che nel Parlamento su alcune grandi riforme non ci si possa dividere senza... cioè i temi divisivi vanno affrontati, no? Certo, vanno affrontati, cioè, ci sarà una maggioranza che potrà un attimo indicare una determinata strada, sperando sempre di trovare il massimo della condivisione, ma posto che non dovesse arrivare questa condivisione, non è che salta il governo. Insomma, all'epoca nostra noi abbiamo subito il divorzio e l'aborto senza che questo significasse la rottura del governo, eppure i laici e i socialisti votavano in maniera diversa dai cattolici. Ma insomma, c'è una soggettività del Parlamento che è in crisi. O il Parlamento si recupera una propria autorevolezza rispetto alla stabilità del governo e su alcune grandi riforme gestisce da sola, nella sua dignità, è vero, la decisione di una riforma, o diversamente, se ogni volta si mette in discussione la stabilità del governo, non si va da nessuna parte. E aggiungo, per questa riforma della giustizia, state attenti a non avere, di non correre il rischio, lo dico a chi sta in Parlamento, in particolare, che l'accelerazione dei processi, che è essenziale, si trasformi in una riduzione degli strumenti per la difesa, perché qui il dato vero, la grande crisi che sta scoppiando anche in quest'ultimo periodo, è una crisi che investe innanzitutto le procure, perché sono le procure che sono in grande crisi e che si inquisiscono reciprocamente. È carino usare il termine crisi. Sì, è così. Ma io vi ricordo qualche anno fa le procure di Catanzaro e di Salerno si inquisivano l'un l'altra e facevano atti, misure cautelari l'un l'altra. Quindi voglio dire, c'è una crisi delle procure per un motivo particolare, perché le procure sono una parte e la magistratura è inquirente, quindi non è tutta la magistratura, è una parte di essa che ha un potere insindacabile se non dai magistrati, in particolare dai GIP, dai giudici per le udienze preliminari, ma hanno oggettivamente un potere eccessivo capace di interrompere la vita di una parte politica, di un leader politico, di un leader professionale, di un imprenditore, senza rendersene responsabile. E noi abbiamo tutta una serie di processi dove il 30-40% si riducono, si arriva alla separazione dei poteri. Che diceva, prego? Si chiama separazione dei poteri. Certo, appunto. Dicevo che si chiama separazione dei poteri. Sì, ma la separazione dei poteri finché non verrà posta mano all'elezione dei membri. I membri laici del CSM che andrebbero tolti e ad esempio all'estrazione dei membri togati invece non si arriverà da nessuna parte. Quella potrebbe essere un piccolo passo di riforma, ma sul fatto che il bisticcio, il braccio di ferro che è iniziato naturalmente, lei sa bene, con Tangentopoli, è un braccio di ferro che non si vede negli altri paesi. Non è consentito che due poteri indipendenti dello Stato confliggano, non è possibile. Ma di questo io non sono più convinto di lei. Il dato vero però è che non c'è la possibilità di offrire a uno dei poteri la totale insindacabilità, se non quella del magistrato. Intanto però poi dopo è il caso di ricordare episodi drammatici avvenuti in questo paese in cui le persone, imprenditori, politici e altro, sono per circa 4, 5, 8 anni sotto la gogna mediatica di un processo che poi si risolve con le assoluzioni, senza che questo comporti neanche disciplinarmente una responsabilità. Il processo non è una condanna. Aspetta. Il processo è per appurare se uno ha commesso un reato. Fa bene a ricordarlo. A volte se trattassimo certi temi anche noi in modo diverso, probabilmente aiuteremo ancora di più. L'unica parte del paese impunibile e in questo momento sono i procuratori della Repubblica, che sono molti di questi sono persone serie, ma c'è una minoranza attiva che in realtà fa delle cose intollerabili. Cappato, e non prego. A caso oggi d'accordissimo. Processo di